L'attenzione dell'amministrazione sulla questione c'è ed è alta, decisa. Si intende arrivare ad una soluzione immediata per abbattere la bomba ecologica presente nel tratto di Cavaiola coperto dall'incrocio della statale 18 con via Famiglia Pietro Lamberti fino alla zona del mercatino rionale. Già stilata una perizia effettuata a seguito di un sopralluogo eseguito dal Genio Civile su indicazione del sindaco Manlio Torquato. Noi abbiamo sollecitato, a seguito anche di un incontro che c'è stato in regione con Bonavitacola, queste attività di intervento per la bonifica dei tratti sottostanti. Abbiamo preso contatto col Genio Civile, i nostri uffici hanno sviluppato delle perizie che non so se adesso andranno integrate parzialmente per alcuni aspetti tecnici, ma chiediamo appunto un intervento di bonifica del tratto tombato, quando si dice tratto tombato, cioè quello lì coperto del fiume che attraversa il centro della città. Chiederete credo che intervento... dovrebbero intervenire nello spazio delle prossime mensilità. A fare paura è la presenza sotto l'asfalto di rifiuti di ogni genere, terriccio, detriti ed addirittura una pala meccanica. Tutto materiale accumulato in 20 anni di mancata manutenzione. Tutto materiale che ostruisce il naturale passaggio dell'acqua. E dai nostri microfoni il funzionario del Genio Civile Giancarlo Giordano aveva spiegato qual è il pericolo che si corre. Può succedere che se il Cavaiola va in piena, tutto quel materiale ostruisce il libero deflusso delle acque e può scoppiare la copertura. Se ci dovesse essere una piena particolarmente forte, dei pericoli ci sono, però insomma la cosa va adesso tenuta sotto controllo anche dal punto di vista dello stato di, come dire, di preoccupazione personale. Certamente noi abbiamo sollecitato la regione, abbiamo sollecitato l'articolazione del Genio Civile, c'è questa perizia che richiede un intervento di urgenza e credo che troverà sblocco e quindi realizzazione finalmente anche questa cosa dopo tanti e tanti anni che non si è intervenuti lì sotto. Intanto in quel tratto si è già al lavoro anche sotto un altro fronte. Noi abbiamo già disposto e credo siano già cantierizzati almeno all'inizio in corso i lavori, quelli di consolidamento delle strutture cementizie del tratto coperto, cioè per intenderci quello lì che fa la zona sulla strada di via Fazzori, la nazionale, e che poi entra su via Matteotti.